Bene, grazie. Terminiamo adesso le interrogazioni rivolte all'assessore Barberini, che deve lasciare un momentino l'aula, e quindi passiamo all'oggetto 103, un'interrogazione del consigliere Chiacchieroni. Attività di coordinamento del servizio regionale per le attività di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare. Prego, consigliere Chiacchieroni. Grazie Presidente. Sì, considerato che il decreto legge 13 settembre 2012 158, convertito con modificazione della legge 8 novembre 2012 189, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, articolo 4, è intervenuto nell'apportare alcune importanti modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 92 numero 502 e sue successive modificazioni. Verificato nello specifico sono state modificate disposizioni di cui al comma 1, 4 e 5 dell'articolo 7 4 del citato decreto 502 del 92, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali. Preso atto che suddetta modifica si è resa necessaria al fine di rendere omogenei i modelli organizzativi a livello locale delle varie aziende sanitarie, è definito che l'articolo 4 riporta le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali. Considerato che il Dipartimento di Prevenzione assolve a funzioni veterinarie specificamente dedicate alla sanità pubblica veterinaria e tutela della sicurezza alimentare, valutata la crescente necessità di supporto da parte del personale veterinario, considerando il notevole aumento degli arrivi di prodotti alimentari di origine animale dall'estero, preso atto delle numerose misure a sostegno ricomprese nella programmazione 2014-2020 del PSR volte a incentivare la filiera produttiva zootecnica, dell'allevamento di qualità al benessere animale, i processi produttivi innovativi fino alla ristorazione. Considerato che ad oggi il Servizio di Prevenzione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare è sprovvisto di responsabile coordinatore, ruolo svolto precedentemente dal dottor Gonario Guaitini e successivamente dalla dottoressa Maria Donata Giaimo. Considerato che inoltre in allestimento il nuovo piano sanitario regionale, che figure i laureati veterinari non sono previsti nei tavoli di lavoro. Alla luce di tutto ciò si interroga la Giunta regionale per sapere se ritiene necessario individuare due figure dirigenziali veterinarie tra quelle già in disponibilità nelle due ASL al fine di poter assumere il coordinamento regionale per le due aree di attività di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e se ritiene di dover inserire nei tavoli e nella fase estensiva del nuovo piano sanitario regionale le figure tecniche veterinarie. Grazie Assessore. Prego Assessore Barberini. Sì, grazie Consigliere per l'integrazione presentata che ci permette di far chiarire l'utilità e il ruolo dei medici veterinari all'interno dell'attività di supporto dell'attività dell'assessorato e soprattutto nei prossimi mesi nella attività che andremo a portare avanti per la redazione del nuovo piano sanitario regionale. Il servizio di prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare è ovviamente inserito all'interno della direzione regionale salute e welfare è diretto attualmente da un dirigente, il dottor Gianni Giovannini. All'interno della struttura ci sono quattro sezioni, quella della prevenzione, della sanità pubblica, della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare. Per quanto riguarda la pubblica veterinaria, c'è una responsabile perfettamente incardinata e è un medico veterinario, mentre l'area della sicurezza alimentare, anche qui c'è un medico strutturato all'interno dell'assessorato che presidia questa situazione.
proprio perché abbiamo interesse a potenziare questo tipo di attività, nel corso del 2017, tra il febbraio di quest'anno, quindi tra il febbraio e il scorso mese di giugno, sono state avviate due convenzioni con le nostre ASL territoriali affinché due persone, due medici veterinari, in qualche modo portassero il loro contributo all'interno della struttura, in particolare appunto per intensificare le risorse umane nel servizio prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare. Da ultimo, proprio a conferma di quanto ho detto, e quindi allo stato attuale non si ravvisa la necessità di un ulteriore potenziamento, proprio perché queste risorse umane che abbiamo, insomma, che sono state attivate anche attraverso queste convenzioni, garantiscono adeguatamente il presidio e il supporto per questo tipo di attività. Per quanto riguarda invece il ruolo dei medici veterinari nel redigendo piano sanitario regionale, nel tavolo di programmazione e nel tavolo istituzionale, per un mero errore della prima delibera della giunta regionale, non erano stati inseriti, ma anche qui è stata fatta una modifica di questa delibera, e gli ordini dei medici veterinari sia della provincia di Perugia sia della provincia di Terni sono stati inseriti a pieno titolo all'interno della commissione istituzionale, unitamente agli altri ordini professionali, proprio per garantire l'adeguato supporto e contributo che può essere appunto fornito dai medici veterinari nella redazione del nuovo piano sanitario regionale. Grazie, prego consigliere Chiacchieroni per la replica. Buon lavoro, credo. Bene, allora passiamo adesso all'oggetto 89, un'interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Chianella, Perugia Ancona, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Prego consigliere Smacchi. Grazie presidente, buongiorno a tutti. Come lei ha accennato, parliamo del tratto umbro della Perugia Ancona, quell'unico tratto che di fatto ancora è rimasto a due corsie dopo il completamento e l'inaugurazione di un anno fa, sia del tratto Pianello-Casacastalda sia del tratto Foligno-Civitanova. È passato, assessore, come dicevo, un anno. Per noi è stato molto importante, per noi che abitiamo nella fascia appenninica, l'isolamento è in parte venuto meno, è migliorata la sicurezza. Ora però bisogna fare quel passo in avanti che di fatto frena ancora un po' la viabilità, ossia rendere a quattro corsie l'intero tragitto, l'intero tratto umbro, che significherebbe a quel punto rendere a quattro corsie l'intera Perugia Ancona. Proprio in virtù del fatto che entro il 2017 verrà inaugurata una parte del tratto marchigiano, quella che va da Cancelli fino a Fabriano, e nei primi mesi del 2018 verrà inaugurato l'ultimo tratto, quello che va da Fabriano fino a Serra San Quirico, è chiaro che anche noi umbri dobbiamo accelerare per quanto riguarda il raddoppio di quel tratto. Ricordo che per l'intera operazione Perugia-Ancona sono stati stanziati circa 2,1 miliardi, di cui 1,2 miliardi per il tratto Foligno-Civitanova e 900 milioni in particolare per la direttrice Perugia-Ancona. Ora, al fine di rendere, come dicevo, l'intera direttrice a quattro corsie, nel contratto di programma stipulato dalla Regione con ANAS, riferito al 2015-2019, è stato finanziato interamente il raddoppio del tratto tra Valfabbrica e Casacastalda, con due stralci funzionali di 49 milioni e di 87 milioni, per un totale di 136 milioni. Nel piano pluriennale del governo 2016-2020 in particolare sono stati inseriti gli interventi per il raddoppio della galleria Picchiarella e del viadotto Trevescovi per un importo di 49 milioni di euro e per il raddoppio della galleria di Casacastalda e del viadotto Calvario con un costo stimato pari a 87 milioni di euro.
In questo quadro però, Assessore, il Governo ha comunicato che solo nel 2018 usciranno i bandi di gara per l'aggiudicazione dei lavori, essendo attualmente ancora in corso le relative progettazioni, quindi con un ritardo di circa un anno rispetto al cronoprogramma iniziale. Proprio per questo, Assessore, le chiedo di capire che cosa sta facendo la Giunta al fine di sollecitare e di accelerare questo iter, e allo stesso tempo le chiedo, questo fuori interrogazione, quando verranno posti in essere i lavori di manutenzione straordinaria sull'ultima parte che ancora ne richiede, cioè il tratto da Schifanoia a Branca in direzione Ancona. È stato fatto un buon lavoro dopo l'inaugurazione, sia nel tratto che va da Branca a Casa Castalda, sia in parte in quel tratto da Schifanoia a Branca. Ne rimane ancora da fare di manutenzione straordinaria un tratto di circa 2-3 km che però è un tratto molto pericoloso. Ora, dato che la viabilità e il traffico è notevolmente migliorato, sarebbe opportuno fare anche la manutenzione straordinaria a questo ulteriore tratto. Grazie. Grazie, prego Assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie Consigliere Smacchi per l'interrogazione che ci permette di focalizzare, insomma, ancora una volta, se vogliamo, questa importante infrastruttura, cioè la Perugia-Ancona, che fa parte appunto della quadrilatero e che ha sicuramente contribuito e rappresenta anche nelle diverse iniziative che ci sono state a Gubbio e nei territori limitrofi. Ho avuto modo di parlare con gli amministratori, che ovviamente sono assolutamente soddisfatti dell'apertura di questa infrastruttura, che ha di fatto abbattuto i tempi di collegamenti molto importanti. E fornisco di seguito elementi conoscitivi appunto utili alla discussione, acquisiti appunto presso l'ANAS, informazioni contenute anche nella risposta fornita il 4 maggio 2017 dall'onorevole Umberto Del Basso De Caro a una interrogazione a risposta immediata. Nella proposta appunto di piano pluriennale 16-20 sono stati inseriti due interventi lungo la 318 di Valfabbrica per completare il raddoppio del tratto di strada tra la galleria Picchiarella e quella di Casa Castalda, di cui sono in corso le relative progettazioni, come lei adesso ha affermato. Nello specifico, il primo tratto sulla 318 di Valfabbrica, cioè tra Valfabbrica e Schifanoia, tra il chilometro 16.224 al chilometro 17.424, interventi di completamento del quinto lotto, primo straccio parte B, raddoppio della galleria Picchiarella e del viadotto Tre Vescovi. L'intervento dello sviluppo complessivo di circa 1,2 km rientra nel completamento dei lavori del quinto lotto, primo straccio della variante a quattro corsie appunto nel tratto tra Lidarno a Schifanoia, e riguarda il raddoppio della galleria Picchiarella di 800 metri di lunghezza, questa galleria, e del viadotto di circa 150 metri, per il quale sono già state realizzate le opere di elevazione comprensive di pulvini. I pulvini sono un elemento, diciamo così, una sorta di tronco di piramide rovesciata. Insomma, l'importo complessivo dell'intervento, inserito come precedentemente indicato nella proposta di piano pluriennale, ammonta a 48 milioni e spicci, con proposta di finanziamento su fondo unico con appaltabilità, questo è vero, 2018. L'altro tratto, sempre sulla 318, dal chilometro 17.454 al 19.200, interventi di completamento del quinto lotto, secondo straccio, raddoppio galleria Casa Castalda del viadotto Calvario. Il nome non è esattamente Calvario. L'intervento dello sviluppo complessivo di circa 1,8 km è parte del completamento del quinto lotto, secondo straccio della variante appunto nel tratto tra Lidarno e Schifanoia, e riguarda il raddoppio della galleria Casa Castalda di 1.500 metri di lunghezza, viadotto Calvario 150 metri. L'importo complessivo in questo caso è 86 milioni e spicci. Ora, nelle nostre interlocuzioni, che sono ovviamente già in corso e sono costanti con ANAS, perché come ricordo ANAS ovviamente ha diversi cantieri aperti nel territorio regionale, sarà nostra premura e nostra cura ovviamente sollecitare la diminuzione dei tempi. Ci risulta che è ancora in corso la progettazione di questi tratti, che sono in capo agli uffici di Firenze, non solo dei tempi di progettazione, ma se del caso anche dei tempi di realizzazione appunto di queste opere. Ovviamente è un'opera importante il completamento della Perugia-Ancona, che interessa ovviamente non solo i territori
diciamo dell'Ocubino Gualdese, ma riguarda un collegamento tra due regioni. Tra l'altro credo a breve verrà aperto un altro tratto al confine di regione, quindi sarà nostra cura sollecitare ANAS nelle interlocuzioni costanti che abbiamo quasi quotidianamente. Grazie. Grazie brevemente per la replica, che con i tempi siamo fuori. Grazie. Sì, grazie Assessore Chianella. È proprio questo il punto. Dato che per una volta rispetto alle Marche, anche in conseguenza del tratto minore, siamo arrivati prima, non vorrei che in conseguenza di questi ritardi nel raddoppio di questo tratto arriviamo troppo successivamente rispetto all'apertura del tratto marchigiano, che ormai nei prossimi mesi avverrà per il primo tratto e nei primi mesi del 2018 anche per il secondo tratto. Lei prima ha citato il viadotto Calvario. Ecco, vorrei concludere questa mia replica ricordandole, Assessore, che noi abbiamo un altro calvario, che è quello della strada della Contessa. In questi giorni soprattutto ci sono code lunghissime e ci sono tutta una serie di problematiche che lei conosce bene. Ecco, rispetto a quella strada dobbiamo sicuramente fare delle ulteriori pressioni con l'ANAS per far sì che quella strada venga presa dall'ANAS. C'è anche un progetto, e lei lo sa da questo punto di vista, e la invito nuovamente entro il mese di settembre a fare il punto della situazione per quanto riguarda il tratto Mocaiana, Bivio, Pietralunga della Pian d'Assino. Ci prendiamo questo impegno insieme, questa mattina ci guardiamo negli occhi e quindi lo faremo. Grazie.